progetto. Stiamo in fase di studio di misure di lavoro alternativo. Probabilmente ricorreremo al lavoro agile, allo smart working, così come viene definito, perché sicuramente diciamo, tutelerà anche le istanze di salute dei nostri lavoratori. Per la teledidattica siamo adesso in fase di studio anche di tutta una serie di attività che devo dire che già alcuni docenti della nostra scuola mi hanno chiamato preannunciandomi l'elaborazione di progetti che intendono svolgere a distanza per mantenere un rapporto educativo quotidiano e costante con i loro alunni. Quindi si immaginavano dei percorsi di lettura con audioregistrazione di testi, il favorire dei contest, delle competizioni, magari redazione di articoli, di testi di giornale che siano anche in linea con quello che è il nostro piano dell'offerta triennale che prevede appunto diciamo, tutta una serie di laboratori che favoriscono la scrittura creativa, il linguaggio giornalistico e via discorrendo. Come spieghiamo ai bambini un'epidemia? Lei come la spiegherebbe? Come la spiega ai suoi alunni? Sono sicuro che le maestre e i maestri saranno sicuramente più bravi di me a spiegare che cosa sia un'epidemia. Io ricordo cosa ci spiegavano i nostri genitori e le nostre insegnanti quando a Napoli c'è stata l'epidemia del colera, che in questo momento era, in momenti come questi, era ritenuto consigliabile rimanere a casa, ma rimanere a casa non significava appunto non far nulla, ma semplicemente organizzarsi un tipo di lavoro e quindi, trattandosi di bambini, un tipo di didattica che sia chiaramente possibile in quel determinato contesto. E per il resto la scuola ovviamente nella spiegazione di queste diciamo calamità di tipo, come vogliamo chiamarle, definirle, di tipo scientifico, di emergenze sanitarie, è sicuramente favorita dall'uso dei social, in questo caso assolutamente necessario ed indispensabile per accrescere il bagaglio di questi bambini che sono in via di formazione, più che di informazione, ma che attraverso l'informazione riescono poi a formarsi come dei corretti cittadini.